Cari amici, ogni volta che veniamo qua noi facciamo la benedizione. Però, pensate che quando il re Umberto I è arrivato sui Tironi, vedendo tutto distrutto come un cimitero, si mise a piangere e mandò i ministri, Genala, eccetera, De Predis, eccetera, per costruire questi rioni baraccali. Noi ci troviamo qua su case antiche sepolte sotto dal terremoto. Poi è venuto l'alluvione del 1910 al 24 di ottobre e ci ha messo il resto sopra, ma ha finito di coprire. Pensate che poi verso il 36 c'è stata un'altra alluvione, là c'era la cava che passava davanti al supermercato. Giuseppiel, vedendo la cava che si riempiva d'acqua, salì sul tetto, là c'è un secca figo, un casettino piccolino con i fichi dentro, e cominciò a gridare aiuto. Però che poi cerca aiuto, l'acqua già stava quasi un metro di altezza, quindi pensate che cosa è successo in questa zona.